presenza dell'unità di Pescara, organizzata dalla Federazione Provinciale e dal PD Cittadino. Siamo davvero contenti di questa festa, di questi giorni, di aver incontrato tante persone. Siamo davvero contenti che il PD continua ad approfondire temi importanti per i cittadini nelle nostre tradizionali feste dell'unità. Siamo contenti della partecipazione, siamo contenti di aver incontrato tanti di voi e di aver ricevuto sia complimenti, sia segnalazioni, sia critiche, sia problemi da approfondire. Questo deve fare un partito degno di questo nome. Ora incominciamo questa giornata di dibattito con un argomento che interessa certamente ai pescaresi e che è stato oggetto di dibattito anche nell'opinione pubblica, anche sulla stampa. Andremo ad approfondire il tema del mare blu e che cosa bisogna fare perché questo mare diventi una risorsa per una città come Pescara, non solo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale, approfondendo un po' tutti gli aspetti che ci portano a parlare di mare blu. Lo faremo con degli esperti, quindi non sono dei politici, sono delle persone che approfondiscono l'argomento dal punto di vista tecnico-professionale. Li presenterà per noi il moderatore, che è l'architetto Tommaso Di Biase. Subito dopo questo dibattito, alle 21, non scappate perché è in arrivo il capogruppo PD alla Camera dei Deputati, Ettore Rosato, e il presidente dell'Emilia Romagna, in arrivo anche lui, Stefano Bonaccini, nonché presidente della Conferenza delle Regioni. Con loro approfondiremo argomenti di tipo più nazionale e transnazionale, collocando le nostre regioni in progetti anche più ampi, e quindi non andate via dopo questo dibattito perché sono in arrivo altri ospiti. In arrivo anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Io intanto passo la parola a Tommaso Di Biase. Grazie. Grazie Francesca. Allora, mi piacerebbe tanto, e quindi io farò in modo che la cosa funzioni in questa maniera, che alla fine di questa discussione ognuno di noi raggiunge una maggiore consapevolezza e cognizione dei problemi del mare, dell'inquinamento del fiume, dell'inquinamento del mare e delle soluzioni che sono possibili, che dobbiamo cercare e dare per risolvere questo problema. Quindi chiedo a chi interverrà, a tutti presenti, di intervenire in maniera chiara e diciamo sintetica. Io farò delle domande. Ora, diciamo, a partire dalla prima domanda che io volevo fare al presidente D'Alfonso, a cui avrei chiesto di fare una domanda introduttiva, ma che avrebbe introdotto, diciamo, il tema, e subito dopo avevo preparato una domanda per il consigliere, l'assessore Mazzocca, che neanche qui. Io adesso avevo in scaletta una domanda per Damiani, a Damiani chiederò di surrogare anche qualcosa che riguarda, chiederò di surrogare qualcosa che riguardava anche questi, questi politici, cioè il presidente della regione e Mazzocca, che protagonisti delle soluzioni da dare. E evidentemente la regione Abruzzo vive una contraddizione enorme, essendo la regione verde d'Europa, in realtà però ha un mare che non è balneabile per grandi tratti e ha un sistema di fiume, di acque, malato. Ora, noi non possiamo continuare a vivere questa contraddizione. Giovanni Damiani è direttore dell'ARTA ed è un esperto, oltre che tecnico, direttore tecnico dell'ARTA, oltre che un esperto ambientalista che tutti conosciamo e che conosce la situazione, ad esempio, del fiume Pescara, dei problemi di inquinamento. Io gli chiedo quali sono le principali fonti di inquinamento del fiume Pescara e che quindi, poi queste producono un problema al nostro mare, che cosa fare e qual è il ruolo dell'ARTA
ovviamente con una sintesi meravigliosa. Grazie. Forse occorrono delle premesse, e la premessa è capire che cosa c'è, cosa è successo. Allora, è successo che la negatività di taluni punti di prelievo è un fatto assolutamente storico che si è verificato negli ultimi 15 anni, 20 anni, sistematicamente. A prescindere da chi amministrava, c'è stato questo problema. Poi spieghiamo perché c'è questo problema. Quello che è cambiato invece è che è cambiata la legge. Il vecchio decreto legislativo DPR 470 dell'82, che disciplinava i prelievi in mare ai fini della balneazione, consentiva al prelevatore, all'organo di controllo che è l'ARTA, di allontanarsi dai giorni in cui aveva piovuto per fare i prelievi. Adesso invece i prelievi sono molto più cogenti. Con la nuova legge, su proposta della Regione, il Ministero ha calendarizzato i prelievi e, a meno che dell'impossibilità tecnica, perché c'è il mare grosso eccetera, bisogna andare in quelle date. Se non si va a prelevare in quelle date, il divieto di balneazione scatta ope legis automaticamente da Roma. Quindi quello che è cambiato in realtà è il fatto che oggi, anche dopo 24 ore di pioggia e così via, noi andiamo a campionare e troviamo il mare con elementi di tipo fecale che superano i limiti di legge, e quindi scatta il divieto di balneazione. Chiunque vada ad amministrare troverà questa situazione, e questa situazione è tipica in tutta la penisola italiana, laddove, come a Pescara, ci sono le fognature miste, cioè che recapitano sia le acque meteoriche che le acque di fogna. Qual è il problema? Se allora questa città, non si direbbe, se andate a vedere le carte militari del 53 dell'Istituto Geografico Militare, fatto su rilievi del 51-52, aveva oltre 50 chilometri dentro Pescara di fossicolatori, torrenti e ruscelli. Uno passa sotto via Fonte Romana e viene dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori, un altro passa sotto l'ospedale dove c'era il vecchio timbro, là passa una valanga d'acqua. Ogni tanto esce, mi dice il direttore. Un altro passa per via La Pietra, poi i canali Bardet. Che cosa è successo? Che con la crescita della città le fognature sono state allacciate, perché all'epoca non ci si pensava, non c'erano le leggi, per sciatteria, no? A questi corsi d'acqua. Divenuti poi pericolosi, i corsi d'acqua sono stati intubati dal punto di vista igienico, no? E mandati al depuratore. Quello che è da capire è che un depuratore non può ricevere ondate di piena oltre un certo limite, altrimenti si disattiva, e quando si disattiva impiegherà mesi a riprendersi. Quello è un allevamento di microbi mangiatore di inquinamento. Se i microbi vengono dilavati, devi aspettare che si riformino nella giusta quantità. Quindi il depuratore, ogni depuratore, quando riceve la fognatura mista in piena, deve scaricare, per non disattivare, eccetera, no? Con scolmatori di piena nei corsi d'acqua oppure direttamente in mare. Con la nuova legge, se io vado a fare i prelievi dopo che è avvenuto questo episodio, trovo dei problemi. Qual è la differenza tra l'Abruzzo e tutte le altre regioni? Che questi problemi in tutte le altre regioni, siccome sono note e sono di chi governa oggi e di chi oggi sta all'opposizione, ma domani potrebbe essere l'opposto, non sono mai stato oggetto di una campagna che la destra ha fatto qui, vergognosa, scandalosa, organizzata da tutte le postazioni, regione, provincia e comune, come se questi problemi fossero nuovi e fossero nati adesso. Con le magliette serigrafate, la commissione di vigilanza, hanno buttato tanto di quella merda sulla Abruzzo e sulla città da squalificare e da dare un'immagine drammatica. Questa situazione nelle altre regioni, sapete come è affrontata? È affrontata dove, onestamente, maggioranze ed opposizioni, sapendo che c'è questo problema,
dopo le grandi piogge i sindaci emettono un divieto di balneazione cautelativo, prudenziale. Quindi l'organo di controllo, essendoci il divieto di balneazione, non va a fare i prelievi in quei giorni, la gente non fa il bagno perché gli si spiega che c'è un problema, dopo 24 ore, 32 ore, quando finisce il piovere, eccetera, no? È ritornato tutto normale, tutto sta così. Perché approfittare di queste cose per fare campagna politica, no? Io è incredibile, veramente muoia Sansoni con tutti i filisdei. Dal mio osservatorio Arta non vi dico poi come passano le notizie, ingigantite anche da sciagurati, non faccio i nomi, padovano, no? Che chiamano anche delle persone che sono anni luce lontano dagli standard di qualità degli organi ufficiali di controllo a fare dei controllini, e dice che i dati giusti sono i loro, e qualsiasi poi sciagurato con il piccolo chimico A tutto questo si unisce un inquinamento fondamentale, che è quello della stampa, dell'informazione, che deve vedere il sangue, la negatività da tutte le parti, quindi titoloni e rilievi. Questa regione è stata inginocchiata da questo coacervo di situazioni. Qual è quindi il problema, e chiudo? I problemi sono: uno, la diga foranea, allora, primo, il fiume. Attenzione, si dà la colpa ai depuratori. I depuratori vanno mediamente o quasi sempre abbastanza bene o benissimo. Quello di Pescara va bene, quello di nei limiti. Attenzione, non è vero che sono i depuratori. È l'inquinamento diffuso dell'urbanistica diffusa che in 50 anni, così come si è prodotta la situazione delle fogne miste, hanno scaricato ovunque, fossi, torrenti e ruscelli. Ci saranno 10-15 mila scarichi nascosti, abusivi, perché quando si davano le licenze edilizie nessuno si poneva il problema che la gente poi caga, e da qualche parte quella roba deve finire, no? Questo è il problema. Allora, se andiamo a vedere cosa scaricano dentro a Fosso Grande e tutti gli altri fossi, ne sono una quindicina, quelli più vicini sono quelli più attivi a creare il divieto di balneazione, capiamo che lì c'è la stragrande maggioranza del problema. Poi dirò qual è la soluzione. Il secondo è la diga foranea, che anziché allontanare l'inquinamento lo fa deflettere verso la costa. La terza cosa è il sistema fognario, abbiamo detto che su cui bisogna avviare la separazione. Da quando ero giovanotto predicavo questa separazione, c'era allora al comune l'ingegner Di Pasquale, e tutti mi rispondevano: è improponibile, è improponibile. Se avessimo iniziato da 40 anni fa, quando lo dicevo, e quando la scienza ha scoperto questa cosa, oggi avremo il 70% del percorso fatto. Nessuno pensa che bisogna rifare tutte le fognature di Pescara, ci vuole tempo. Rifare l'intera fognatura di Pescara ci vorrà un prodotto interno lordo, chiaro? Ma avviare una strategia per cui ogni volta che fai una fognatura la fai separata, le acque piovane vanno da una parte e quelle, solo quelle nere, vanno da un'altra, è una cosa doverosa che bisogna fare. Tutto il resto sono palliativi, ampliamenti di depuratori, adeguamenti sì, ma fare depuratori sempre più grossi, nessun depuratore per quanto grosso potrà controllare, trattare le massime piene. Quindi noi spenderemo un pozzo di soldi e non risolveremo il problema. Perfetto, quindi diciamo dal ragionamento di Giovanni Damiani sono state delineate alcune ipotesi di lavoro che non sono nuove, ma che comunque sono state ribadite. Doveva essere presente qui, e c'era una domanda per lui che in parte, diciamo, a cui in parte ha risposto, anzi ha risposto quasi del tutto Giovanni Damiani, ed era ingegner Livello dell'ACA, che però per qualche motivo non è potuto intervenire, quindi io passo a chiedere all'ingegner Prezioso. È arrivato il presidente Luciano D'Alfonso, buonasera. Fammi rendere conto un po'. Perché io avevo preparato una domanda introduttiva per il prezioso, vabbè, vuol dire che fai il discorso finale, conclusivo. L'ingegnere dell'ACA non è potuto venire, io giro la domanda in parte già preparata all'ingegnere Prezioso Lino, che è un esperto di depurazione che cura e segue la depurazione, il depuratore di Pescara, e ha una condizione di problemi
di cui stiamo parlando, ampia cognizione, e gli chiedo, in base alla tua esperienza, che cosa non funziona nella depurazione del depuratore di Pescara e dell'area pescarese, diciamo così, quando, in parte è stato detto, ma quando ci sono piogge abbondanti, cioè che cosa succede? Per avere, no, scusa, questa è una, poi c'è una seconda cosa, per avere risultati importanti in tempi brevi rispetto al problema che stiamo trattando, quali sono secondo te le priorità di intervento nel breve e nel medio periodo? Cioè puoi elencare delle cose precise da fare che possono entrare nell'agenda del governo di questa regione, di questa comunità regionale? Sì. Buonasera a tutti. Come prima cosa vorrei dirvi, per tranquillizzarvi, perché io abito a Pescara, abito qua vicino, quindi sono persona direttamente interessata da questi problemi. Prima di tutto dirvi che il depuratore di Pescara funziona e funziona bene in condizioni normali, cioè le acque in uscita, e qui c'è Giovanni, anzi quando ha detto benissimo pensavo che citassi anche il depuratore di Pescara, che funziona benissimo perché è la classificazione di benissimo, comunque non c'è mai stato alcun superamento, per cui in condizioni normali il depuratore funziona bene. Ecco, io cerco di parlarvi in termini semplici, nel senso che vorrei dirvi che al depuratore di Pescara arrivano 70.000 metri cubi di liquame al giorno in condizioni normali, 70.000. E in queste condizioni non c'è alcun problema nella gestione ordinaria del processo di depurazione. Cosa diversa è nel momento in cui ci sono i temporali. Perché da una portata oraria che noi riusciamo a gestire, si arriva a quintuplicare, decuplicare le portate, per cui sapete cosa succede? Che arriva così tanta acqua che i canali non ce la fanno a contenerla, per cui abbiamo uno sversamento al di fuori delle vasche. Questo significa che ovviamente la condizione critica è rappresentata da quando ci sono fenomeni di temporali e di piogge. Allora l'architetto Di Biase mi diceva cosa fare. Bisogna intervenire su questo. Questo è il problema che abbiamo a Pescara. Io poi non so chi di voi sa che a Pescara arrivano anche i liquami di San Giovanni Teatino, che a Pescara arrivano anche i liquami di Spoltore. Allora, quando da San Giovanni Teatino e da Spoltore arrivano portate che rientrano nelle 70.000 che noi riusciamo a depurare tranquillamente, nessun problema. Il problema è che quando piove non piove solamente a Pescara, ma piove a San Giovanni Teatino, piove a Spoltore, per cui arriva un fiume d'acqua. E questo va necessariamente gestito. Io da pescarese parlo, non so se c'è qualcuno di San Giovanni Teatino, ma mi perdonerà, però io quello che auspico è che da San Giovanni Teatino, invece che far venire di qua verso Pescara, noi potremmo tranquillamente, con una semplicissima condotta, far andare i liquami di San Giovanni Teatino a depuratore di San Martino di Chieti, dove, pensate un po', questo impianto è stato dimensionato e realizzato per 140.000 abitanti equivalenti. Oggi vi arrivano liquami per 40.000 abitanti equivalenti, quindi c'è talmente tanto spazio, per cui San Giovanni Teatino, ma anche insieme a Spoltore, potrebbero andare tranquillamente ad un impianto che oggi lavora male, perché vi arriva poco carico organico, dovrebbe arrivare qualcosa in più, ma non ce l'hanno da depurare.
Ecco, questa è la prima cosa che penso che possa essere fatta in termini anche abbastanza semplicissimi, perché Presidente si tratta di una condotta, un impianto di isolamento, una condotta che dall'aeroporto invece che venire verso Pescara dall'aeroporto può andare direttamente sotto la Madonna delle Piane al depuratore San Martino, e così Pescara avrebbe già uno spazio da spoltore. Sta sì, Santa Teresa, c'è uno scavallamento lì, per cui c'è un via Po, c'è una condotta che già va verso San Martino, quindi veramente si tratterebbe di attraversare il fiume per la zona Santa Teresa. Poi è chiaro che le cose dal punto di vista ingegneristico sono assolutamente risolvibili, quindi pensate un po' che dal carico di 70.000 che è la nostra potenzialità, togliendo San Giovanni Teatino e togliendo Spoltore, noi guadagniamo 10.000 metri cubi al giorno. Avremmo almeno 10.000 metri cubi in meno da depurare, quindi si creerebbe spazio anche per la città di Pescara. Questo per quanto riguarda la parte impiantistica. Ora, quindi per focalizzarci direttamente sul problema piogge, io vi dico questo, per esperienza diretta, Giovanni, sono un po' fissato su queste cose, quindi io prima di fare delle affermazioni cerco di documentarmi e prima di dirlo a voi me ne devo convincere io, questo è il mio problema. Allora, sapete cosa ho fatto? Premesso che a Pescara, quando comincia a piovere, le acque di prima pioggia arrivano tranquillamente al depuratore. Perché? Perché noi riusciamo a sforare i 70.000, riusciamo ad andare anche oltre i 70.000. Quindi le prime acque di pioggia sono le acque più sporche, sono le acque di lavaggio delle strade, sono le acque che spingono anche il liquame che c'è, nella maggior parte lo spingono verso il depuratore. Le seconde piogge succede che, analizzandole, e questo magari vuole essere anche un invito, hanno caratteristiche chimiche per cui potrebbero essere scaricate direttamente nel fiume. Allora, quando leggo questi titoloni di giornali che parlano delle idrovore che stavano sversando nel fiume, ma forse facendo un prelievo di quell'acqua che viene immessa nel fiume, forse si avrebbe occasione per accertare che sono rispettati i limiti tabellari della 152 dal punto di vista chimico. Il discorso diverso potrebbe essere dal punto di vista microbiologico, perché chiaramente vanno a contatto con le reti fognarie e c'è evidentemente una contaminazione di tipo microbiologico. Allora, per rispondere e per non essere prolisso alla domanda che mi ha fatto l'architetto Di Biase, che cosa si può fare? Si possono fare delle semplici vasche che si chiamano di laminazione, cioè quando piove io l'acqua, invece che farla andare in modo incontrollato verso il depuratore che non ce la fa, perché il depuratore, guardate, è come un imbuto, e a chi capita di travasare qualcosa utilizzando l'imbuto, se io verso più acqua all'interno dell'imbuto, l'acqua mi travasa, mi viene fuori dall'imbuto. Io posso solo far entrare quel quantitativo necessario e sufficiente in funzione delle dimensioni del foro dell'imbuto. Questo è quello che succede al depuratore di Pescara. Allora cosa faccio? Invece che versare in modo incontrollato un quantitativo eccessivo di acqua, io quest'acqua la faccio andare nelle vasche, semplici vasche di laminazione, in modo che poi, un po' alla volta, io me le posso prendere e le posso pompare anche nel depuratore. Dico anche perché? Perché se io queste vasche le faccio, le doto di sonde di misura, io posso anche vedere se quell'acqua, amici miei, se quell'acqua è pulita o sporca, perché se quell'acqua è pulita e io la posso scaricare direttamente, io non la faccio andare al depuratore, perché non vogliamo spendere soldi, non vogliamo spendere energia per depurare un'acqua che non serve da essere depurata, perché lo è già e potrebbe essere scaricata. Quindi si tratta di realizzare più vasche possibili di laminazione,
ce ne sono delle varie proposte, so che c'è una in previsione di possibilità della Madonnina, ce n'è una nel canile che io auspico che si attivi, c'è la possibilità di farne una, un'altra al depuratore, parliamo di 20.000, 40.000 quell'altra, quindi potremmo arrivare, pensate, ad avere centinaia di migliaia di metri cubi di acque di pioggia che sono passate attraverso la rete fognaria, ma che dobbiamo decidere se mandarle eventualmente verso il depuratore oppure scaricarle dopo averle disinfettate, trattate dal punto di vista microbiologico. E ovviamente questo aspetto e questa attenzione, a mio avviso, sarà da attuare in modo specifico in estate, cioè nel momento in cui abbiamo il problema della bagnazione. Ma signori, scusate, ma d'inverno che io debba disinfettare un'acqua di pioggia, se i limiti di legge mi vengono rispettati, ma le colonie, le coliformi e sulla bagnazione non ho nessuna attenzione, nessun problema. L'importante è scaricare sempre nei limiti di legge. Questo spero che sia stato sufficiente a chiarire. Beh, diciamo, è stato sicuramente sufficiente, importante, ma io adesso vorrei chiedere a Giampiero Leombroni. Giampiero Leombroni è commissario ARAP, ma è soprattutto un dirigente, è stato dirigente di questo comune, del nostro comune di Pescara, ed è un manager di rispetto, un esperto di opere pubbliche e di impianti di infrastrutture. Io voglio chiedere una cosa veloce, due cose. Una è sulla depurazione delle acque industriali, diciamo, se ci sono problemi, se bisogna fare degli interventi, e legata a questo il depuratore di San Martino, che qui è stato indicato come un possibile ricettore di diciamo di colonne di l'utilizzo ottimale di questo depuratore quale sarebbe, no? Perché sembrerebbe è un depuratore che è gestito da un ente abbastanza estraneo, cioè il consorzio di bonifica, qui non è né l'ARAP e né l'ACA, no? Quindi, ma però diciamo è diventato così, il consorzio delle cause. Ora, io, a parte questo, io voglio chiedere a Leombroni qual è il modo migliore, più veloce, concreto di attuare le soluzioni indicate e anche altre che diciamo sono in campo. C'è stato un intervento del Presidente della Regione che ha proposto con chiarezza la nomina di un commissario da parte del Ministero. E diciamo, questa è una soluzione, è la soluzione per superare le pastoie, diciamo, burocratiche, altrimenti l'anno prossimo, nonostante, diciamo, potremmo ricapitare con gli stessi disagi, no? Dal momento che la legge è quella che è e quindi le analisi si fanno nel modo in cui si fanno. Grazie Tommaso. Allora, innanzitutto volevo aggiungere uno degli ulteriori motivi che genera il grado di inquinamento che si rileva sul fiume e quindi nel mare Adriatico. Dovete sapere che tutta la destra idraulica del fiume Pescara, iniziare dalla stazione di Manoppello fino ad arrivare a Pescara, è connotata da una situazione orografica molto particolare, cioè l'andamento del terreno dalle falde delle colline di San Giovanni Teatino, di Chieti, per arrivare verso il fiume in contropendenza. Questo che cosa ha generato nel tempo? Che San Buceto, che era chiamata San Bucheto proprio perché era una palude e quindi ci allignavano i sambuchi, fu drenata negli anni 30 attraverso dei grandi canali che hanno solcato perpendicolarmente al fiume questo territorio. Con l'antropizzazione che è avvenuta per effetto della bonifica avvenuta, si è generata la necessità mano a mano di coprire questi fossi, che intanto con l'antropizzazione sono diventati anche ricettori delle fognature di queste case sparse inizialmente, poi sempre più dense, che hanno costituito gli abitati di Chitiscala, di San Giovanni Teatino, di Fontanelle, eccetera. Per cui adesso cosa succede? Che all'interno di questi fossi, che sono stati coperti perché i vari sindaci che si sono succeduti negli anni
con l'estate, quando arrivava purtroppo la puzza che emanava da questi fossi, li hanno fatti coprire, hanno costituito un ulteriore addendum di liquami che vanno a finire al fiume di cui non si conosce l'entità. Basta risalire con un gommone, con una barchetta il fiume, ci si rende conto di quanti sversamenti che sembrano di poca entità, ma sono di una consistenza notevolissima qualora si andassero a sommare, soprattutto quelli che sono più vicini al mare, che quindi vanno, diciamo, dalla zona di Dragonare per arrivare fino al fiume Pescara. Per quanto riguarda quello che c'è da fare, è stato già illustrato ottimamente sia da Giovanni Damiani, ma soprattutto da Lino Prezioso, circa la necessità intanto di attivare gli impianti per i quali l'erario ha speso diversi soldi. Mi sono trovato nella mia precedente esperienza al Consorzio di Bonifica di Chieti a essere il responsabile del procedimento della realizzazione di quel depuratore di cui si è detto. 140.000 abitanti equivalenti, stiamo dicendo che è il doppio praticamente di quello attuale di Pescara. È un depuratore che poteva avere una duplice funzione, oltre a quello ovviamente di depurare una parte dei liquami che vengono da Chieti, poteva servire a prendere i liquami che vengono da monte, quindi da Scafa, ad arrivare fino a quel punto, oppure quello che si ritiene oggi più opportuno fare è di far ritornare indietro i liquami di San Giovanni Teatino e di Spoltore, con un impianto di sollevamento che può anche avvalersi di varie condotte che sono già esistenti e che in parte sono state attivate quest'anno proprio grazie anche allo stimolo che ha fatto il sindaco Alessandrini rispetto al consorzio di bonifica, che finalmente si è deciso a ricevere questi liquami. Il depuratore funziona benissimo, è un depuratore a fanghi attivi, è un depuratore che ha anche una capacità ulteriore residua rispetto ai 140.000 abitanti equivalenti, ed è un depuratore che è capace di trattare anche rifiuti industriali, cioè i rifiuti che normalmente vengono addotti attraverso autobotti, quindi percolati delle discariche, le acque di lavaggio, le congerie più varie delle attività che si svolgono nel territorio. Per quanto riguarda la prima domanda che ha fatto Tommaso circa la necessità di pensare a reflui industriali, per la verità e per fortuna nell'area industriale Chieti Pescara non esistono stabilimenti che hanno carichi di reflui inquinanti tali da lasciarci preoccupare. La realtà è che bisogna andare a monografare con attenzione tutto quello che avviene nei colatori che sono coperti, quindi i famosi torrenti, cui faceva riferimento Giovanni Damiani, andarli a ritrovare, a infilare nella tubazione e portarli nei depuratori che, come si è detto, io qui dissento leggermente da Giovanni per quanto riguarda il bene dei depuratori. Sicuramente Pescara funziona bene, San Martino probabilmente funziona meno bene, ma ci sono molti piccoli depuratori che diventano dei concentratori di inquinamento e che non riescono a depurare in maniera adeguata, perché depurare costa che cosa? Costa, spiegala, la corrente. Spiegala bene questa cosa. Ecco, allora la depurazione consiste praticamente nel separare l'acqua dai fanghi organici che sono nel liquame che tutti noi sversiamo dai nostri servizi igienici. Quando quest'acqua arriva nel depuratore, il depuratore deve sedimentare la parte fangosa, deve fare in maniera che questo fango poi venga estratto, deve essere disidratato e portato a discarica. L'acqua invece, una volta che è finito il processo, prima di andare sul colatore superficiale, deve essere disinfettata con l'acido peracetico. Prima si usava la comune varichina, l'ipoclorito di sodio. Che cosa succede? Quando c'è crisi nelle casse dei soggetti che devono attuare questi servizi, la disidratazione non avviene perché costa. Lo smaltimento a discarica costa centinaia di euro a tonnellata, quindi parliamo di 150-200 euro a metro cubo. Tenete presente tra l'altro che il fango, ancorché disidratato, contiene ancora l'80% di acqua e il 20% di fango. Quindi che cosa fanno alcuni gestori? Lasciano che il fango si alzi ed esca fuori con l'acqua.
In quella maniera ovviamente avviene un'infezione dell'acqua con questi OFC, con queste unità che formano colonie, che poi per effetto del fatto che si innalza sempre di più la temperatura dell'acqua e con i batteri fecali non riescono a morire normalmente nell'acqua più fredda della temperatura del nostro corpo, 37 gradi, reggono 4-5 ore, quando invece trovano un'acqua calda purtroppo si moltiplicano e li ritroviamo tranquillamente nel mare quando ci facciamo il bagno. Stessa cosa quindi, riduzione di costi, non disinfettare l'acqua o disinfettarla soltanto nei momenti topici della stagione balneare, con gli effetti che si rilevano quando ARTA va facendo i controlli e trova purtroppo situazioni che non sono quelle che dovremmo trovare allora quando ci volessimo ritenere veramente la regione verde d'Europa. Sì, diciamo che la parte ingegneristica del recapitare queste acque da Pescara a tornare indietro è veramente diciamo un gioco da ragazzi. Una volta che si sono dimensionate opportunamente le condotte, il discorso diventa piuttosto semplice. Però diciamo che una soluzione potrebbe escludere l'altra. Se si arrivasse ad individuare spazi dove fare queste vasche di laminazione, e ne abbiamo individuate per almeno 40-50 mila metri cubi, per cui 7-8 ore di pioggia potrebbero essere contenute in queste vasche, non si avrebbe più nemmeno la necessità di girare l'acqua e portarla indietro verso San Martino. Temporalmente diciamo che con i buoni uffici diciamo della regione e soprattutto degli altri enti territoriali, cercando di sconfiggere anche quell'apatia che è tipica di molti enti che per mandare avanti un progetto impiegano mesi e mesi, si potrebbe realizzare tranquillamente le vasche per la prossima estate, diciamo per Pasqua del 2017, con una certa sicurezza. Ovviamente con un'attività commissariale, perché sapete che purtroppo la nostra burocrazia è tale da essere autolesionista veramente in maniera incredibile. Grazie Giampiero, sei stato esaustivo. Grazie. Cioè, volevo chiedere al dottor Armando Mancini, che insomma voi tutti conoscete, che è il manager della ASL di Pescara, se, diciamo, anche se da poco, per cui magari se c'è stata un'indagine epidemiologica sugli effetti che sono derivati da queste due stagioni, no? del mare non pulito, chiamiamolo così, e se ci sono state, se ci sono indicazioni in questo senso, se ci può rassicurare oppure allarmare, e diciamo quanto incide in realtà sull'organizzazione sanitaria l'emergenza che si può creare, no, con il mare inquinato. Ma su questo trovo che ci si raccordi a quanto detto inizialmente da Giovanni Damiani. Sostanzialmente, rispetto agli anni precedenti, non è cambiato granché della balneabilità del mare di Pescara. Sono cambiati semplicemente le modalità dei prelievi. E questo è quello che risulta da un'indagine epidemiologica che effettivamente è stata fatta un anno fa ed è stata ripetuta quest'anno. Questa indagine epidemiologica cosa voleva vedere? Voleva vedere se c'era un aumento delle malattie che possono essere attribuibili ad un inquinamento della balneazione, dell'acqua di balneazione, e quindi sostanzialmente alle gastroenteriti batteriche virali, alle otiti, alle congiuntiviti e alle dermatiti. Si è visto sia nell'anno scorso che in quest'anno che i dati dell'ospedale, quindi del reparto di malattie infettive, di pediatria e di dermatologia, sono assolutamente sovrapponibili
rispetto a quelli degli anni precedenti, quindi dal punto di vista epidemiologico non c'è stato nulla di più. È chiaro che un esame, un'analisi molto grossolana, però non c'è stata nessuna novità, non c'è stato nessun aumento di questo tipo di malattie. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di più, sollecitati dal prefetto. Abbiamo mandato un questionario anche a tutti i medici di base, a tutti i pediatri di base, per vedere se avevano da segnalare magari casi che sfuggono, perché non tutti quelli che hanno una gastroenterite, una diarrea vanno all'ospedale, non tutti quelli che hanno l'otite vanno in ospedale. E anche qui i dati sono estremamente confortanti. In tutto ci sono arrivate 3 segnalazioni attribuibili a gastroenteriti, 2 delle quali sicuramente attribuibili a una banale salmonellosi alimentare, quelle che si beccano mangiando la crema d'estate quando non si dovrebbe. Questo per dire cosa? Che tutto sommato o hanno agito favorevolmente le limitazioni alla balneazione, potrebbe essere visto in questo senso, o più probabilmente in realtà il mare di Pescara era come è stato in passato, un mare sicuramente non di qualità dal punto di vista delle acque, sul quale bisogna intervenire, ma da qui a creare allarmi ce ne passa molto, ce ne passa veramente molto. Ripeto, questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, perché sicuramente l'inquinamento fecale, perché inquinamento fecale, di questo stiamo parlando, non di inquinamento chimico industriale, sicuramente l'inquinamento fecale trova origine nei primi 4-5 chilometri dalla costa, perché i batteri, i colibatteri nell'acqua del fiume vivono poco, e quindi se noi li abbiamo qui non possono che venire al massimo da San Buceto. Sicuramente non vengono da Popoli o da Letto Manoppello, o da Letto Manoppello, Dio ne scampi, o da Serra Monacesca, scusate. Allora. Quindi sicuramente l'inquinamento nasce qui, e sicuramente è un problema che dobbiamo affrontare qui. Sicuramente però non è un problema da bar, cioè non è un problema che c'è una soluzione, uno ce l'ha, si fa così, si deve fare così. Qui sono venute fuori diverse soluzioni importanti. Una è quella di cercare di separare quanto più possibile le fogne bianche dalle fogne nere, cosa che in tutte le vostre case voi l'avete in uscita, ma che poi vanno a finire in un unico collettore. Seconda cosa, a questo punto utilizzare quanto più possibile le vasche di prima pioggia, cioè l'acqua che appena piove lava la strada e toglie cose che non si possono mandare al mare. E queste sono state altre indicazioni. Altra cosa, intercettare, proseguire nell'intercettazione di quella miriade di canalizzazioni sotterranee che in modo abusivo portano, hanno portato e porteranno liquame che è difficile individuare con i mezzi normali, perché sono piccoli, sono tutti gli abusivismi di allaccio fatti nei decenni passati che continuano a scaricare. Quindi oltre la possibilità di alleggerire, importante, il carico sul nostro depuratore. Ma per tornare a quello che era la domanda, la domanda è sì, lo studio c'è ed è uno studio tranquillizzante, con questo però non vuol dire che il problema non ci sia. Grazie, è molto importante questa la partecipazione e la risposta del manager della ASL, Armando Mancini. Io vorrei fare una domanda, qui è presente il dirigente, il presidente della Gran Sasso Acqua, che sarebbe corrispettivo dell'ACA di Pescara, della provincia dell'Aquila. E quali sono i problemi che avete voi e che cosa può dire adesso questa sera qui, e indicare anche delle cose da fare per quanto riguarda il vostro sistema depurativo e fognario? Grazie, buonasera a tutti, saluto il Presidente della Regione,
Luciano D'Alfonso, il sindaco di Pescara. Sono onorato di aver ricevuto l'invito e di poter esprimere qualche pensiero su un discorso molto delicato. Io presiedo la Gran Sasso Acqua SPA, che è un'azienda in house providing che gestisce il ciclo idrico integrato nella città dell'Aquila e nei 35 comuni del comprensorio. Che cosa gestisce la Gran Sasso Acqua SPA, così come l'ACA e le altre aziende che territorialmente hanno la responsabilità di questo importante servizio? Gestisce un servizio a rilevanza economica, sottoposto a tariffa. Voi sapete, perché uno dei servizi che si accinge a trovare questa definizione è quello della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che quando si parla della politica tariffaria, qualsiasi servizio sottoposto a tariffa, tra l'altro non contestualizzata nella realtà territoriale perché ormai è gestita attraverso il centralismo dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, deve coprire con la tariffa tutti i costi indispensabili per poter gestire in un modo efficiente, efficace ed economico, relativamente economico, perché essendo una società o comunque tutte le società che gestiscono il ciclo idrico integrato sono in house providing, quindi non hanno lo scopo di lucro, ce l'hanno marginalizzato al reinvestimento. La prima domanda che uno si dovrebbe fare è il motivo per il quale un servizio soggetto a tariffa trova ancora contributi pubblici nei settori di cui noi stiamo parlando, primo fra tutti quello della depurazione e chiaramente a livello complementare quello fognario, perché nel nostro paese ci sono delle disfunzioni che ci portiamo dietro da molti anni, da quando c'è stato il boom dello sviluppo urbanistico, che non hanno seguito di pari passo appunto questo sviluppo urbanistico e hanno trovato e portano oggi a delle difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. È chiaro che io sono una sorta questa sera di extraterritorialità, non posso parlare di quello che riguarda l'inquinamento del mare, ma posso parlare di quello che riguarda l'inquinamento delle acque. Noi non abbiamo il mare, ma abbiamo il fiume, abbiamo più aste fluviali, una fra tutte quella della Terno-Pescara. Evidentemente si parlava prima di che cosa possa determinare l'inquinamento sul mare Adriatico, nello specifico su Pescara, e si parla dell'inquinamento fecale di prossimità. È da escludere che l'asta fluviale che parte da molti chilometri, che è quella della Terno-Pescara, possa portare poi a mare delle disfunzioni, però è altrettanto vero che l'aspetto gestionale di società che sovrintendono all'attività organizzativa e alla gestione il ciclo integrato deve dare delle risposte, deve prestare delle attenzioni a situazioni che possono generare inquinamento. Noi abbiamo quello del mare, abbiamo quello del fiume, dell'irrigazione, abbiamo i problemi della salmonella per esempio, che si attribuiscono il più delle volte al malfunzionamento degli impianti di depurazione, ma in realtà molto probabilmente trovano la ragione di esistere al di là dal profilo dell'aspetto epidemiologico, ma partono anche da disfunzioni amministrative che insistono sulla gestione del ciclo idrico integrato. Qual è il problema secondo me? Cioè, è una serie di cause il risultato che noi abbiamo, prima fra tutte quella dell'abusivismo degli scarichi. Allora, un'azienda che gestisce il ciclo idrico integrato, noi lo facciamo, non può prescindere dai controlli incrociati con la provincia, che è il soggetto deputato al rilascio delle autorizzazioni per le fosse asettiche, che sono sostitutive rispetto ai collegamenti in fogna e quindi di conseguenza al convogliamento negli impianti di depurazione, che necessariamente trovano il giusto riscontro sull'abusivismo da questo punto di vista. Noi periodicamente facciamo la circolarizzazione delle informazioni e chiediamo, innanzitutto non diamo l'erogazione dell'idrico a chi non è in regola da un punto di vista urbanistico e non presenta effettivamente la liberatoria della provincia affinché possa andare in deroga rispetto alla gestione ordinaria e quindi del collegamento in fogna, ma questo è un aspetto molto importante, quello del controllo incrociato, quindi la consapevolezza di quello che accade in tutte le utenze che noi gestiamo. Dicevo prima che non si spiegherebbe se non ci
fosse un'esigenza straordinaria questa continua devoluzione di fondi per la realizzazione di impianti fognari e depurativi, soprattutto depurativi. Faccio l'esempio dei fondi FAS, dello Sblocca Italia, tra l'altro il Presidente della Regione di recente con questo straordinario documento che il Master Plan non è che non ha prestato attenzione a questi particolari profili di emergenza, perché di tale problema si parla, perché tra l'altro nell'aspetto fluviale qui c'è Giovanni Damiani che è un espertissimo in materia, tra l'altro noi abbiamo condiviso anche un'esperienza, il Parco Regionale Sirente Velino, io sono stato amministratore di quel territorio e componente del Consiglio di Amministrazione del Parco e si dibatteva e si dibatte tuttora, e chi ne ha la responsabilità come il rappresentante legale di un soggetto gestore non può prescindere dal deflusso minimo vitale di un'asta fluviale che in genere, sebbene non riconducibili poi a sversamenti fognari non controllati, ma necessita determina inquinamento che deriva da una situazione di non tranquillità nell'asta fluviale stessa. Quindi le considerazioni che facciamo noi sono molto importanti da un punto di vista, diciamo così, procedurale amministrativo, ma l'aspetto dell'attenzione maggiore, e infatti i fondi FAS, che è stato il primo canale di finanziamento che ci ha permesso di andare a chiudere alcuni aspetti che da anni erano sospesi, l'abbiamo prestate a quelle situazioni di disfunzione che vanno a compromettere l'asta fluviale, quindi dove c'è una realtà territoriale che ha la possibilità di andare a incidere sull'inquinamento delle aste fluviali, noi prestiamo praticamente la maggiore attenzione. E lo ribadisco dicendo che il primo canale di finanziamento è stato utilizzato proprio in tal senso, quindi questa in linea di massima è la nostra esperienza, la nostra attenzione e il fatto che comunque è chiaro che la situazione della gestione del ciclo idrico integrato ormai, almeno per quanto ci riguarda, l'aspetto idrico è marginale rispetto a problematiche veramente rilevanti che sono quelle della depurazione e di conseguenza del convogliamento attraverso i collettori fognari. Una cosa molto importante, la ribadisco perché noi ci teniamo molto, è la separazione tra le acque bianche e le acque nere. Noi adesso stiamo sviluppando questo grande progetto che è contestualizzato alla ricostruzione della città dell'Aquila, che chiaramente è l'agglomerato urbano più importante che noi gestiamo, e la priorità è stata quella della separazione delle acque bianche e delle acque nere, perché effettivamente mandare a depurazione l'acqua piovana, perché di acque bianche questo significa l'acqua bianca, il convogliamento sulle caditoie rispetto agli scarichi dei tetti legati alle piogge che ci sono, non solo in genera disfunzioni nell'aspetto depurativo degli impianti, ma ne causa anche un malfunzionamento e dei danneggiamenti. Quindi questi sono argomenti molto importanti, però ci serve una dedizione e un'attenzione particolare. Io ringrazio il direttore. Al Presidente io avevo preparato una domanda prima, che era introduttiva, perché il problema del mare, il cosiddetto mare blu, intanto si risolve in un contesto più ampio che è quello dell'Adriatico, del Mediterraneo. E allora la mia domanda al Presidente era che cosa può fare la macro regione adriatica dopo la vittoria su Ombrina e che cosa sta facendo lui, diciamo così, nell'ambito della macroregione.